Care amiche e cari amici, bentrovati. Sono in pieno svolgimento le discussioni nelle aule dei TAR in tutta Italia, praticamente con i nostri avvocati, che ringrazio, con i nostri consulenti, le discussioni su ricorsi e calendari venatori di tantissime regioni. Sono usciti alcuni primi pronunciamenti, diciamo così, a risultato alterno, uno abbastanza positivo in Campania, da qualche altra regione un po' meno positivo. Nei prossimi giorni ci saranno anche alcuni pronunciamenti al Consiglio di Stato a certificare quello che da anni, da tempo e da mesi e da giorni continuiamo a dire alle autorità politiche ed istituzionali, questo grande regime di incertezza che vive il mondo venatorio, che vivono i cacciatori, perché la caccia da troppi anni è regolata dalle sentenze, dai giudici e non dalle leggi, dalle regioni e dallo Stato. Di recente, recentissima, che come associazioni venatorie insieme abbiamo con forza richiesto al Ministero dell'Agricoltura e al Ministero dell'Ambiente di occuparsi legislativamente, quindi con un provvedimento legislativo, con una legge, delle procedure di approvazione dei calendari venatori per uscire da questo stato di incertezza. Non basta che esistano le leggi, già c'è la 157, articolo 18, che prevederebbe tempi e specie di caccia. Ci sono troppi spazi all'interno della legge che si prestano ad interpretazioni sia da parte dei vari tribunali che da parte anche degli organismi scientifici, vedasi ISPRA. La volontà in un paese democratico è rappresentata dalla massima istituzione che è il Parlamento. Il Parlamento, su proposta del governo, seguendo gli impegni che il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero dell'Ambiente hanno ripetutamente preso e anche manifestato di voler prendere per ridare certezza di diritto ai cittadini italiani, ai cacciatori italiani, dicevo, il Parlamento si riappropri della propria potestà e legiferi in maniera chiara e non troppo interpretabile nella enunciazione dei commi di legge in materia di gestione faunistica e di prelievo venatorio. Chiediamo soltanto questo: essere uguali agli altri cittadini ed avere la certezza del diritto anche noi cittadini cacciatori.